Se in questo periodo cercate una storia d'amore con delle atmosfere prettamente estive, beh, quest'opera potrebbe veramente fare per voi. Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e non! Io sono Dandissima98 e benvenuti a questo mio nuovo video. Il 20 aprile sarebbe dovuto arrivare nei nostri cinema il film d'animazione Ride Your Wave, ma a causa della pandemia, purtroppo, quest'opera è finita direttamente su Amazon Prime Video. Io solitamente cerco sempre di precipitarmi quando vedo un film d'animazione giapponese e questo lo attendo. Devo particolarmente perché la trama di base è molto interessante. Il film infatti parla di una ragazza di nome Inako, appassionata alle onde del mare, che fa amicizia con un ragazzo di nome Minato fino a quando non si innamora perdutamente. Tuttavia, a causa di un incidente, il fidanzato muore. A un certo punto però Inako, continuando a cantare una canzone, vede questo ragazzo nell'acqua e comincia addirittura a parlare con lui, nonostante sia morto. In qualche modo Inako può ancora vedere il suo spirito. Dal punto di vista tecnico il film è meraviglioso, le animazioni sono bellissime e soprattutto la regia è mostruosa. Basterebbe solamente l'incredibile sequenza dei fuochi d'artificio all'inizio per riassumere tutta la potenza visiva nel film, che usa dei tocchi fotografici straordinari, come per esempio la parte delle mani davanti al tramonto. Il doppiaggio italiano è ottimo, ma quando si tratta di un'opera distribuita dalla Dynit non mi aspetto mai il contrario. Il film è molto interessante prima di tutto per la sua originalità. Da quando comincia ad essere soprannaturale a causa delle comunicazioni nell'aldilà, succedono spesso delle cose che non ti aspetti, soprattutto senza fare spoiler nel finale. Il rapporto con i personaggi non è nemmeno prevedibile, e quando vedi che a un certo punto può succedere solo una cosa, automaticamente ne succede un'altra. C'è un momento però in cui il film pecca di voler stupire lo spettatore, perché senza fare spoiler, a un certo punto succede una rivelazione da parte di uno dei personaggi maschili che all'inizio è molto scomoda, ma che poi non viene più calcolata. Gli eventi che succedono successivamente potevano succedere anche senza questa rivelazione, e per questo appunto è una cosa abbastanza inutile. Un altro difetto del film è il ritmo. Per quanto esso voglia prendersi il giusto tempo per cercare di far entrare nel cuore dello spettatore una gigantesca quantità di tenerezza, ci sono dei momenti che sono davvero troppo lunghi. Nonostante l'opera duri solamente un'ora e mezza, uno su tutti è quando i protagonisti si conoscono. Ho capito che sono innamorati, ma le scene in cui continuano ad uscire senza mostrare molti dialoghi sono veramente infinite. Per fortuna i guizzi registici meravigliosi non fanno pesare troppo questa cosa, però il calo del ritmo si avverte un po'. E per quanto a un certo punto tu pensi, ehi, ma non è un po' troppo puccipucciosa questa cosa? E lo dice uno che adora le scene d'amore, ragazzi? Per fortuna poi, man mano che il film prosegue, i rapporti tra i personaggi diventano sempre migliori. Ed è questo ciò che regge maggiormente in piedi il film, oltre al suo grandissimo apparato visivo e alla sua originalità, ovvero ciò che vuole comunicare. Tuttavia, questa lotta ovviamente non è semplice, e la bellezza del film è il fatto che essa venga raccontata in varie sfumature diverse per ogni personaggio. Tutti i personaggi sono completamente diversi tra loro, ma sono entrambi mossi dallo stesso obiettivo di giungere ad una soddisfazione forte nel loro animo. La stessa soddisfazione per se stessi, ed il film ti mostra che, nonostante tutti abbiano una sola cosa in comune, noi possiamo andare avanti a modo nostro. Si tratta di un'opera che cerca in tutti i modi di darti una spinta forte, mostrando anche come ce la dobbiamo fare anche se subiamo un lutto. Il nostro continuo desiderio di essere sorretti da qualcun altro non può durare sempre a lungo, e la nostra insicurezza potrebbe renderci ancora peggiori i momenti che già non sono semplici da affrontare di per sé. Il lungometraggio inoltre mostra anche la bellezza dell'essere profondamente umani, anche quando abbiamo degli atteggiamenti che possono risultare veramente molto fastidiosi. Ma comunque ogni cosa è mossa sempre dall'amore e dall'affetto. Ride Your Wave non è un'opera straordinaria perché secondo me ci sono dei punti che allungano il brodo, e comunque, come ho detto prima, c'è un momento che avrei decisamente risparmiato, ma comunque si tratta di un film d'amore sopra la media e per nulla scontato. In Italia, così come in altri paesi, il grande pubblico degli adolescenti apprezza molto le storie d'amore, e sinceramente mi dispiace vedere queste opere
d'animazione giapponese che non sono distribuite e pubblicizzate come meritano, nonostante la Dainit si fa veramente il mazzo per portarle da noi. Perché sono sicuro che questi film d'animazione, se venissero visti di più, dato che hanno delle storie veramente mature e molto appassionanti, che sono capaci di emozionare moltissimo, diventerebbero subito dei cult giganteschi che formerebbero le nuove generazioni. Ride Your Wave per me non è uno dei migliori esempi, perché ci sono degli anime che io trovo decisamente superiori, ma indubbiamente è un'opera che potrebbe colpirvi e che per questo vi consiglio caldamente. Perfetto, queste erano le mie considerazioni su Ride Your Wave. Grazie per avermi guardato, spero di non avervi annoiato. Sono Dandy Simon88, vi auguro buona giornata o buona serata a seconda di quando mi state guardando e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!